Eccoci qua con il Val d'Italia, diamo il benvenuto alla signora Narita Pasanisi, la ringraziamo per essere nostra ospite. Piacere. E cominciamo delle domande da fan, tra virgolette, nerd di Ritorno al Futuro, e vogliamo sapere come si è avvicinata appunto a Ritorno al Futuro, come è stata contattata. Ma io ero socia della CPC allora, e per cui hanno fatto dei provini voce tra i vari soci, è andato bene il mio per Lorenz e da lì è iniziato il tutto. Piccola domanda, curiosità dei fan: come mai, questo l'hanno già chiesto anche al signor Acerbo, è cambiato il doppiaggio tra il primo, il secondo e il terzo? Nel senso, secondo e terzo in un modo, nel primo in un altro. Solo per la voce di due personaggi, di Doc e Michael J. Fox. Ma quella, io credo, adesso esattamente non mi ricordo perché è passato un po' di tempo, ma credo che si sia trattata di una scelta del supervisor che è cambiato. Forse Sandro lo sa con più esattezza di me, essendo stato interessato personalmente alla cosa. In realtà ci ha raccontato la storia, però la volevo mettere alla prova per sentire se le versioni hanno detto che hanno rifatto poi praticamente una nuova, come si dice, una nuova selezione. Hanno rifatto i provini, esattamente. Ha cambiato il supervisor, per cui sono cambiate un po' di cose. Succede spesso, anche se allora si era più attaccati alla voce del doppiatore, cosa che adesso non è più. Ok, e il suo primo approccio con Ritorno al Futuro qual è stato? Si aspettava tutto questo successo o no? Ma era una cosa talmente nuova che o andava benissimo o andava malissimo, perché allora era proprio una novità assoluta, non si trattavano quegli effetti speciali, non erano stati fatti mai, il tema del passaggio tempo tra il futuro e il presente. Quindi, che succederà? Andrà o non andrà? No, poi ci sono delle scene particolari in cui sta il rapporto madre-figlio, sì, il figlio che era, insomma, un film all'avanguardia. Sì. Tanto è vero, ancora adesso ci troviamo qua a parlarne. No, soprattutto anche in televisione, ogni volta che non li fanno, io sento, l'ho visto, non è passato in TV. E lei poi non ha più doppiato Lea Thompson dopo quel passaggio lì. Le è mai capitato di vedere, una domanda fatta anche altre persone, il personaggio dal vivo? No. E gadget come la DeLorean, queste cose qui? Una volta quando in piazza non sono potuta andare, mi hanno invitato, guardando la macchina, hanno portato la macchina. Non era a Roma, non mi ricordo neanche dove, che c'è stato un convegno per Ritorno al Futuro, che c'era la macchina. Esatto, io ho visto una foto con un ragazzo che era troppo pazzo tempo fa, e che ha organizzato il club della DeLorean Italia, appunto, tutto il raduno. Ho visto la sua foto e stava, credo, nelle Marche, vicino Pesaro. Sì, dovrebbe essere stato lì. E se avete anche delle domande da fare, sì, naturalmente. Era l'estate, mi sembra. Io avevo dei problemi per cui non mi potevo muovere da Roma. E poi dopo ha avuto più occasioni per rivedersi con i fan? No. Nel senso, lo dico perché non c'è molto materiale su di lei. Non c'è materiale da nessuna parte, in genere, perché rifuggo da queste cose. E una volta siamo andati al Cinema Adriano, hanno fatto una manifestazione, ci hanno voluto sul palco. Io non sono una che ama queste cose pubbliche, tanto è vero, sono andata giusto a ritirare i due premi perché mi avevano invitato, per cui non ho questi contatti. Siamo fortunatissimi. Sì. Crescendo sono migliorata un po', ma insomma prima era peggio. E il personaggio, al di là di appunto Lea Thompson, qual è che è più affezionato? La Sarandon? Ho letto fatto. Sarandon me la adoro, perché è talmente bella. Jamie Lee Curtis, ho letto. Adesso Jamie Lee Curtis la sto facendo in una serie per Fox. La Sarandon me la fanno doppiare quasi sempre. Ormai non si può dire sempre, perché dipende dalla società a cui va, dalla committenza, da 3 miliardi di interessi. Claire De Robinson. Ah, è vero. Amo tanto, mi è rimasta proprio attaccata addosso, è una cosa che si ricordano tutti, ma insomma sono talmente tanti. Cioè, poi la sua voce è inconfondibile, sì, sì, proprio sì. Lei come doppiatrice. Io sono legato anche
a Charlie's Angels, che poi ha fatto anche Jackson. Esatto, ha fatto anche quel telefilm in cui lei era una casalinga. Non me lo ricordo, eravamo io e Massimo Giuliano. Esattamente. Lee Stetson, esatto, era non spia per amore. Noi la doppiamo come Scarecrow. Poi non mi ricordo con che titolo è uscito. Ma comunque la sua voce è inconfondibile. Tornando invece a Ritorno al Futuro, ha qualche aneddoto divertente da raccontare? Che si ricorda? Ma dico sì, c'era un supervisor che praticamente non parlava italiano. All'epoca, il primo non parlava italiano, per cui c'era Mario De Angelis che era il direttore con cui poi io sono cresciuta. Il 90% di quello che so è dovuto, devo ringraziare lui e Renato Rizzo e Ferruccio Amendola, il grande Ferruccio. E per cui faceva la traduzione, lui voleva far dire delle cose ma le diceva in americano e non in italiano, faceva una traduzione letterale perché Mario faceva non si può dire questa cosa. Per cui, ed è lo stesso supervisor che io sono sempre stata suonata come una campana, che quando mi vide dice: ah, sei tu? Perché dovevamo cantare in un altro film, Tanti auguri a te. E stavamo allora all'International Recording e l'abbiamo doppiato e noi stavamo sotto e facevamo Tanti auguri a te e io lo cantavo piano piano, ritardo 2, 3, 4, 5, la decima volta, certo è uscito. La cabina di regia era sopraelevata rispetto alla sala, per cui lui zitto, ha aperto la porta, si è messo su una specie di gradino che c'era prima di scendere in sala e poi quando si è accesa la luce ha fatto tu, no! Perché quando mi ha rivista Ritorno al Futuro ha detto tu, sonata! Dico sì, ma quando recito no. Invece con il primo doppiatore di Michael J. Fox, Terbellino. Esattamente. C'è stato un po' di imbarazzo quando c'era la scena tra madre e figlio che si baciavano. Devo dire che ne abbiamo fatte talmente tante insieme tutti quanti. Cioè, quello è lavoro. C'è come uno sdoppiamento di persona tra te amico e te lavoratore. Per cui quando stai lì entra la professionalità e non... Se noi film porno si potevano toccare. Quanti ne abbiamo fatti? C'era il periodo che andavano tutti i film porno. Non lo sapevo. Fiati contro fiati e battute. Fiati di porno. Evidentemente. Invece ricordo anche una parte divertente, Ritorno al Futuro 3, in cui usi un accento particolare per fare appunto la moglie. Perché lei era sempre ubriaca. Quello. No, non ha potuto due, no, non è il 3. Il 3 quando lei fa la moglie di Silvio. Il 2 lei è. Che lei la moglie di Silvio. Che a un certo punto ha un accento irlandese e tu fai un accento particolare. Sì. Era uno sporcatore inventato dal direttore. Sì. Ecco, per esempio la parte del 2 quando è ubriaco, quando era ubriaca pure il nostro lavoro più che immedesimazione, ti posso dire, c'è un'immedesimazione che è istintiva quando doppi le più amiche e nemiche, la Sarandon, e lì deve subentrare il vero sdoppiamento, perché altrimenti dimentichi la parte tecnica, perché tu hai l'emozione che ti trasmette l'attrice sullo schermo. E nello stesso tempo devi essere lucida per mantenere la parte tecnica, per aderire a quello che fa lei. È lì il problema dell'emozione. Quando è ubriaca, queste cose qui, lì subentra la tecnica. Fai quello che fa lei. Non è più emozione o pensare, oddio, adesso mi devo sentire Stanislavski. Forse perché lo faccio da talmente tanti anni, sono 63 anni che faccio questo lavoro, per cui... Forse la parte più difficile appunto nel vedere il labiale, cioè nel capire i tempi. È la parte tecnica, però quella facendolo da tanti anni, facendo gli occhi di adattamenti, facendo la direzione, anzi nei prodotti... in cui non devi controllare, devi stare solo sui tempi,
e lì cerchi di non guardare, perché sennò ti dà più fastidio se non aderisci all'apertura della bocca quando l'originale finisce in occhio. Questa è una parola che finisce in occhio. A quel punto, se non è così, guardi da un'altra parte, perché sennò ti dà più fastidio. Sempre mirati i doppiatori che riescono esattamente a fare la metrica, cioè esattamente in quel secondo riescono a capire la stessa parola, cioè la stessa. Sai, quello dipende anche da come sono fatti i dialoghi, infatti. E a volte non arrivano dei bei dialoghi in sala, perché li fanno di corsa, perché dicono che vengono pagati poco, però non si fanno se tu non paghi bene. Però quello dipende dal dialogo, dalla ricerca del termine che aderisce a quello che dice in originale, che ha gli stessi movimenti e lo stesso ritmo della battuta. No, è una cosa che è bella, mi è affascinante, perché è difficile riuscire a proprio appunto a capire il momento esatto, farlo coincidere. Poi se una cosa è detta bene, tu non ti rendi conto se c'è un'imprecisione di sinca all'interno di una battuta. Ma le traduzioni sono sempre le stesse, cioè sono comunque realizzate in maniera, oppure vengono appunto, come diceva lei, vengono pagate poco. Dipende, alcuni sono fatti bene, poi dipende dal carattere della persona, chi fa un bravo adattamento. All'epoca di Ritorno al Futuro si lavorava, c'era meno lavoro. E per fare un film avevi dei tempi umani per adattarsi. Gli adattatori di allora erano non ti dico molto più bravi, però insomma erano di meno, avevano fatto una scuola dovuta al tempo, da quello che facevi, però erano più buoni gli altri. Già prima ancora il sync non era come oggi. Se tu vedi in televisione i film del 45, del 50. Ultimamente mi è capitato di vedere Casablanca. Il sync è un'utopia lì. Infatti, perché non si usava? L'ultima attrice di Casablanca. Infatti, noi quando dicevamo prendiamo in giro il vecchio doppiaggio, c'erano quegli intercalari per cui tu riuscivi comunque a fare il singolo, io ti amo e ti amerò, per cui la lunghezza la facevi, poi se quello nel frattempo ti ha tutta, non te ne accorgevi neanche. Comunque, se è ben recitato, se è ben doppiato, se c'è un'imprecisione esatta, non te ne accorgi, perché vieni preso dalla storia, da come vengono dette le cose, non ti rendi conto. Se avete qualche domanda, io ho una richiesta, che ci hanno già fatto una online, di rifare un pezzo della parte È un amore vero, quando prende Lorraine vede lui con lo skate. Si vuole sempre. Chi si ricorda? Quanti anni sono passati? Per me è un pezzo, dice è un amore vero? Guardandola attraverso il mio. Ah, ho capito. Perché ho rivisto quello tra da poco. Dove l'ho rivisto? In televisione questo? L'hanno rifatto ultimamente su Mediaset. Su Mediaset, sì. Forse che l'ho rivisto là. Sì. C'è una vocetta all'epoca. È un amore, è vero? Sì. Può essere tipo così. Io poi avrei un'altra curiosità. Delle parti con cui si parla con una voce particolare, cioè, non dico sott'acqua, però un rumore dell'acqua che è coperto, eccetera, cioè, dei filtri, come funziona? Quello ci pensa al mix, senza la mix. Dunque, noi adesso ultimamente sto facendo una cosa che ci sono parecchi effetti. Una volta facevano tutto il mix, poi abbiamo cominciato, ad esempio, le porte si possono fare dal cartone al pezzo di compensato. Il vetro a volte con il vetro, quello che è effetto telefono ci pensa in sala mix. Tanti anni fa, quando io ho cominciato, c'era in sala mix, diciamo, il rumorista che faceva tutto, sì, con i ciotolini, con il barattoletto, con il bicchiere. Poi è diventato tutto elettronico, per cui hanno dei filtri mentre mixano che ti ricreano l'effetto. Però ancora, se stai in sala operatoria, noi mettiamo la mascherina, e altrimenti cerchi di trovare la cosa che può cularti, che ti dà lo stesso effetto. Si creano, chi più ne ha più ne metta, fantasia del direttore, del fonico. Ti avete una domanda e una curiosità che ho fatto sempre al signor Acerbo. Praticamente delle voci storiche come Ferruccio Amendola
previa autorizzazione dei familiari o chi per loro, possono essere rifatte con il computer nel doppiaggio? Non è mai capitato. Infatti, come si fa a rifare una voce? Tecnicamente con un computer si può, prendendo la tonalità, rifare appunto una voce. Oggi purtroppo. E la curiosità era proprio questa, ci sono delle voci, come viene in mente l'ex doppiatore che poi è scomparso, del dottor House, o altre persone che sono Tonino a colla con Homer, eccetera. Sono voci ormai storiche. Cioè vieni tu, lo doppi tu e sulla tua voce ti ricreano la voce di... Allora, siccome adesso i computer volendo possono campionare, come si dice, delle voci come se fossero della musica, sicuramente è una rivoluzione dei suoni, mi chiedo come delle voci storiche, magari previa autorizzazione familiari, dietro compenso, eccetera. Ma non è mica solo la voce. Anche la tecnica, e la qualità artistica, non la metti? Cioè, se io vado a doppiare una cosa che ha doppiato Rosetta Calarinta, per esempio, no? E la doppio io, tu arrivi col computer e trasformi la mia voce in quella della Calarinta, capito bene? Così funziona. Sì, sì. Ah, lei ci avrebbe messo del suo, io non ci posso mettere. Quindi tecnicamente magari a colla che rifà Homer Simpson e mette quel tipo di intonazione, una risata, non è, cioè è ripetibile la voce, non è ripetibile la impostazione. Impostazione artistica. Ok, ma è chiaro. Avete domande su Ritorno al Futuro, sempre con delle curiosità? Cioè il carattere che Sergio dava al dottor House, sì. Glielo dava lui. Sì, ora mi è chiaro, quindi la cosa è ripetibile, assolutamente. Ma io volevo chiederle se ricorda il primo film che ha doppiato sul grande schermo. Dunque ti posso dire che la prima cosa importante è stato il provino di Marcellino Panevino che ho perso. Perché avevo, dunque io ho cominciato a 5 anni con il teatro con Gassman, con Edicore. Dopo 6 mesi che stavamo a valle furono Gassman e Feliciani a dire a mia madre perché non fa fare il doppiaggio, è tanto sveglia. E mamma disse, noi veniamo da una famiglia di medici, non c'entriamo niente. Mi dia il suo biglietto da visita, sai quelle cose che finiscono là. Certo. Invece poi mi chiamarono, cominciarono a chiamarmi la CVD, ma per dire due battutine, che allora era la CID. Poi venne il provino per Marcellino Panevino e andammo a fare io e Ludovica. Primo anello, mi dietro, ecco guarda, questo è quello che tu devi dire, da letta là, feci il provino. Va bene, allora l'altro anello, dico scusi mi dai il foglio che vado da mamma, sapevo leggere, dice no, per fare questo lavoro devi saper leggere, e per cui non feci, non andai avanti col provino, poi lo feci meravigliosamente Ludovica, è rimasta in una bravura, sì, vero. È una delle più brave attrici italiane che abbiamo. Vero. E altre domande? Poi non mi ricordo, insieme appassionata. Ed io ricordo che lei è la doppiatrice della prima Final Girl della storia dell'horror, Non aprire quella porta del 74. È un'attrice che è passata alla storia, Marilyn, sì. Barnes, proprio per quel motivo. Quindi intanto volevo donarle un pensiero di parlare, così rimarrà e suggeriamo questo incontro. Grazie a lei per la presenza. E avete altre domande per caso? Se reputa il doppiaggio, cioè se è soddisfatta del doppiaggio che è riuscita a fare in questo personaggio, voleva fare qualcosa di più, di meno? No, io credo che abbiamo avuto il tempo, allora si aveva il tempo di curarlo. Quindi era proprio quello che voleva fare. Sì, cioè, siamo riusciti giusta, ad ottenere quello che voleva, quello che ci piaceva e quello che volevano. Che voleva il direttore, la guardandolo da fuori credo sia la risposta che mi aspettavo, perché l'ambientazione, il carattere, sì, ha dato un'ottima, a mio parere, intonazione, anche metrica al siamo riusciti di a ricreare la... ricreato esattamente, sì. Cioè, va benissimo così. Ma tra l'altro quello è il doppiaggio, riuscire a rendere quello che hanno dato loro girando. E lì la difficoltà è che tu lo devi rendere in piedi da un leggio
mentre l'attore ha l'energia dai movimenti, dal corpo, tu sei lì calato e sei a quello che fanno loro. Sì, poi è un lavoro che mi piace talmente tanto. C'è stato qualche personaggio che ha avuto difficoltà a doppiare perché magari si sentiva a disagio? No, a disagio no. Niente, cioè nel senso che lo sentiva suo? Ti ripeto, entra una quella che viene chiamata professionalità, per cui se fai un lavoro che ti piace, io dico mi piace tutto quello che faccio, dal documentario al cartone animato che sto facendo qualche più, alla serie, al circuito, ai primi circuiti. Proprio mi piace, mi diverto, sento meno la stanchezza. Magari tu invece te ne piace più di tutti gli altri? Tutte le volte che doppio la Saranno. È il suo personaggio. Mi piace da morire. Vedrò qualche film. Mi piace da morire. Prima ce la dividevamo un pochino di più con Rossella e Izzo. Ultimamente la sto doppiando sempre io. C'è stato qualche fan che le ha chiesto una dedica telefonica, o meglio, sì. le racconto una storia divertente e poi ci racconta la sua. Sempre su Acerbo, lui è famoso appunto per aver doppiato Brad Pitt, ed è stato richiesto a una festa dal papà di una ragazza che faceva 18 anni di doppiare la voce mentre praticamente scendeva lo schermo con la faccia di Pitt e diceva tanti auguri Francesca dentro un locale e tutti che applaudivano. Si arriva a queste follie, insomma. Follia, no, io a questo punto no, però c'è il papà di una ragazza di vicino Milano, adesso non mi ricordo dove, che mi telefonò in società, ero ancora socio della Sefit, si fece dare il numero, glielo diedero, mi telefonò mentre stavo a turno chiedendolo, siccome la figlia compiva 18 anni ed era cresciuta con i Robinson, se gli potevo